Stare lì per una vita a farsi fare i capelli. Vabbè, comunque dai, bello, dai. Non so se prosegue. Spoilerarvi comunque la classica roba e lei l'infermiera
illegale di abusi edilizi, droga, omicidi, classica busta, ancora non succede nulla. È comunque questo fiume bellissimo, cioè paesaggio è l'unica cosa bella. È un po' tipo 10 metri sopra il cielo, come si chiama, che si guarda solo per la fotografia. Vabbè, decisamente poco impegnativo e non succede nulla. Poi, agenzia Roman, casa infestata e vende, se mi sembra sia il sottotitolo. Allora, questo credevo facesse ridere dal titolo, invece no. Vabbè, praticamente è un'agenzia immobiliare che si occupa di vendere le case infestate, cioè le disinfesta e poi le vende. E c'è chi ha dei suoi fantasmi personali che li perseguitano e che quindi vanno a cozzare con i fantasmi delle altre case. Che ne parlano ovunque. Infatti le serie poi che diventano super hype, a meno che non le guardo subito, poi immagabilmente dopo non mi piacciono più perché ne hanno parlato, aspettative da. Comunque, allora, per me la famiglia Addams è quella in bianco e nero degli anni, quelli che erano. E boh, non so se è nato da un fumetto, non lo so, e nemmeno l'ho mai guardato, è quello originale, diciamo, quello da cui ha avuto origine. Poi dopo tutti i film, i cartoni, tutto quello che hanno fatto dopo l'ho guardato, ma per me sempre la famiglia Addams è quella parapapà. E tra l'altro lì mercoledì non mi era nemmeno che simpatica, mi piaceva l'Erce, il cugino It. Scelta degli altri attori, boh, sì, vabbè. Carina, si guarda bene, secondo me. Vi ripeto, però non è che poi io sia una grande estimatrice di mercoledì, ma mi sembra una ragazzetta malmostosa. E sempre un po' pessimismo e fastidio, non tanto gotica, non tanto horror. Solo semplicemente vuoi fare questo. Se ve lo guardate senza aspettative, senza hype, questo famoso balletto non ho capito perché abbiamo tutto questo.
forse uomini, chissà, su Facebook della gente comincia a indagare per cercare di scoprire chi è questo tizio e fermarlo. E poi ovviamente vabbè, la polizia, tutto così, cosa sono tipo 3 puntate. Allora, poi i video sono quelli veri, però ovviamente vedete i poveri gattini e poi vabbè, insomma, infatti ero lì e per la serie potete sguardare chiunque, ma non i gattini. Il mio pensiero è questo. E comunque sì, è fatta bene, ma infatti poi sono andata a vedere perché comunque, ma a parte che la tipa che racconta, una di quelle lì su Facebook che ha dipanato un po' il mistero, ma mi sembra un'attrice, però poi sono andata a vedere, sono realmente le persone lì che raccontano. Questo regista c'era scritto che ha fatto un'altra serie, non mi ricordo se è controversa o okay. Che, quindi poi boh, andrò a vedere se mi ispira e basta. Quindi ora non so se lo vedrete ancora nel 2022 questo video, ma sì, dai, quando è Natale, ma lo facciamo uscire, vedremo. Qualche serie ve l'ho consigliata anche stasera e vi auguro la buona.